quello sicuramente, vincere era la cosa migliore, anche se non facevo gol, facevamo un bel passo in avanti. Purtroppo c'era il rammarico di non aver vinto e di non aver neanche preso un punto. E quindi dobbiamo pensare alla prossima partita, che sarà un'altra partita difficilissima. No, sì, però a me non mi pesa tanto, nel senso che io preferisco che la squadra vinca e io non faccio gol. Cerco di pensare più alla squadra, però se mi capita di fare gol sicuramente sarò contento, perché l'attaccante se non fa gol è dura, però alla fine tutto sommato sono contento per il gol. Ah, una volta ho giocato sempre col mister, si vede che magari con la difesa alta del Napoli c'era più spazio e si riusciva più ad andare in profondità, quindi alla fine aveva ragione il mister, però non siamo riusciti a vincere, quindi... Senti, per tornare alla partita, Ventura vi ha detto qualcosa dopo, cosa non ha funzionato al di là di tutto, perché nelle parti iniziali del primo e del secondo tempo siete sembrati un po' annichiliti da questo Napoli, poi invece quando ve la siete giocati a viso aperto è vero, avete segnato, però poi insomma le avete anche prese. Cosa non è andata secondo te? No, Emisse cerca di prendere sempre le cose positive, poi le cose negative magari si parlerà lunedì pomeriggio quando torniamo all'allenamento. Ha detto solo che abbiamo fatto fino all'ottantesimo abbiamo fatto una partita buona, poi purtroppo ci siamo un po' lasciati andare e abbiamo perso. Questo ci serve da lezione per la prossima partita. Anche perché è successo anche con il Parma, quindi dobbiamo stare un po' più attenti.